Nel pomeriggio di sabato 30 dicembre, nella residenza per anziani La Casa dei Pini di San Maurizio Canavese, è stata inaugurata la sala d'ingresso alla memoria di Rosina Bersisa, per molti anni ospite della casa san mauriziese gestita dall'ASL Oto 4. A portare il saluto dell'amministrazione comunale il sindaco Paolo Biavati. Buongiorno a tutti i residenti, mi fa piacere essere qui con voi in questo momento che è particolarmente felice, non solo per le festività appena trascorsa di Natale e del fine anno, ma soprattutto per questo momento di festa in cui abbiamo inaugurato questo atrio. Io credo che quello che viene fatto qui alla Casa dei Pini sia un esempio un po' per tutte le altre strutture. È la dimostrazione che anche una struttura pubblica può essere gestita con il cuore, può essere gestita bene. Questo grazie al personale, grazie a Riccardo, grazie a tutti i volontari soprattutto perché ci mettono il cuore nel fare quello che fanno e danno una grossa mano a far sì che questa sia effettivamente una casa, come il suo nome, la Casa dei Pini. Quindi io ringrazio tutti per queste iniziative che portano avanti e ringrazio Beppe che ha voluto ricordare in questo modo Rosina che era tanto attiva anche su questo fronte. E quindi concludo augurando a tutti di trascorrere serenamente la fine dell'anno, è l'inizio del nuovo anno. Saluto tutti voi e buon proseguimento a tutti. Grazie. Il 2017 è stato un anno altalenante, così come ha sottolineato il vicepresidente dell'associazione Amici Casa dei Pini, Pierfranco Gamba. Un anno caratterizzato da momenti positivi, ma anche da momenti di difficoltà. Le improvvise dimissioni della presidente Silvina Castello hanno creato un vuoto organizzativo importante che tuttavia abbiamo superato con l'impegno di tutti e la nomina di un nuovo direttivo. Il nuovo direttivo è formato da un presidente, Eugenio Vallero, che al momento è in Africa, beato lui, da me vicepresidente. Da un comitato di vigilanza, elenco Enrico Soncini, Mirella Finito, Guido Tosatto, Beppe Verna, Roberto Carpignano, che è un residente. E il segretario è Giancarmelo Varasano. L'anno che si chiude porta con sé, come sappiamo, un bilancio, no? Il microfono è vicino alla bocca. È un bilancio decisamente positivo per tutte le iniziative e di migliorie che siamo riusciti a realizzare a seguito di donazioni, mercatini e feste. A scoprire la targa, Riccardo Avitabile, direttore della struttura. Per fare mercatini, per fare feste, per raccogliere fondi, tutte attività mirate al raggiungimento di un unico obiettivo: migliorare la qualità di vita dei nostri residenti attraverso la realizzazione di progetti per la nostra casa e per chi vi abita. Così Rosina ci credette e grazie al contributo che diede a questi volontari soci fondatori nacque nel novembre del 2005 l'Associazione Culturale Amici della Casa dei Pini. Chiese di mantenere l'anonimato nei confronti di tutti fino alla fine dei suoi giorni ed io, la prima presidente dell'associazione che è qua presente, Nunzia Capra, dov'è Nunzia? È andata sopra. Mantenemmo questa promessa. Quindi sostenne l'associazione per la realizzazione anche di altri progetti come il giardino delle chiacchiere. La Casa dei Pini deve essere unita senza distinzioni politiche, così come ha rimarcato Roberto Canova, consigliere di opposizione. Dico volentieri un saluto a tutti quanti. Io sono sempre venuto molto volentieri, no, in questa casa. Prima come sindaco e poi come presidente del consorzio, ho sempre seguito molto bene. Riccardo prima ha detto che c'è maggioranza e minoranza. Posso dire una cosa? Per la Casa dei Pini non c'è maggioranza e minoranza. Siamo tutti assieme, tutti uniti in un unico intento, che è quello di mantenere questo alto livello. Io vado in giro e sento parlare, no? E tutti dicono, quello è un'eccezione,
Dico, sì, è vero, è un'eccezione, però anche in altri posti magari se ci fosse della buona volontà si potrebbe creare. In realtà non c'è questa buona volontà che noi abbiamo trovato qui grazie ai volontari, grazie al personale, grazie a Riccardo e posso dirlo tranquillamente anche grazie all'amministrazione precedente ed attuale che hanno molta attenzione e cura. I soldi spesi per questa la ristrutturazione sono stati tanti, per metterla in regola non così hanno fatto tutti gli altri comuni. Lo posso garantire che come presidente del consorzio ho dovuto affrontare questi problemi, quindi grazie a coloro che hanno lavorato e che lavorano per mantenere questo livello. È una casa e come tale deve sempre essere. Grazie.